una sola traccia, 8 musicisti suddivisi in 2 quartetti, ciascun quartetto ripreso in uno dei 2 canali stereofonici del disco. Free Jazz è il 6° album di Ornette Coleman, registrato nel 1960 e pubblicato dall'Atlantic Records nel 1961. Come recita il titolo completo, Free Jazz è un'improvvisazione collettiva di 8 musicisti organizzati in maniera rigorosa in 2 quartetti speculari. Personalità ed esperienze si confrontano e la presenza in questa session avrà ripercussioni diverse sui vari protagonisti. Troviamo sperimentatori e musicisti mainstream, personaggi con una visione molto personale del jazz e dei rapporti che questo deve avere con il mondo esterno. Ornette Coleman offre con Free Jazz una chiave importante di interpretazione. È ovvio, con un titolo simile, il sassofonista gioca una carta molto forte nella discussione sulle direzioni che il jazz e la musica in generale deve prendere. Free Jazz arriva al termine di un percorso in cui Coleman toglie o aggiunge di continuo elementi. Sperimenta l'assenza del pianoforte, sviluppa le melodie dei brani, sceglie i musicisti, costruisce una sua poetica coerente e riconosciuta, sia dai suoi compagni che dai suoi detrattori, e si pone come riferimento per una scena sempre più vivace. Negli stessi anni esperienze importanti, Miles Davis, Coltrane, Gil Evans, la Third Stream, Charles Mingus e molti altri ancora, stanno cercando nuove possibilità espressive per il jazz. Si torna, se si vuole, sempre al solito discorso. Il jazz è un movimento collettivo e ogni risultato deriva da una somma di tanti addendi. Il sassofonista, con la sua musica e con una visione programmatica ben presente anche nei titoli dei lavori Something Else, Tomorrow is the Question, The Shape of Jazz to Come, Change of the Century, This is Our Music, pubblicati tra il 1958 e il 1960, spinge in maniera forte verso la destrutturazione delle forme classiche e canonizzate della musica. Ornette non rinnega il jazz come è stato fino a quel momento, ma la libertà dichiarata nel titolo e nell'approccio generale, nel flusso continuo e stratificato delle improvvisazioni, nella decisione di sganciare le linee dei solisti dalle questioni armoniche e nel dialogo paritetico tra gli 8 musicisti, 8 voci decisamente più libere dai ruoli comuni. C'è del materiale composto in precedenza. In realtà sono alcuni passaggi dissonanti per i fiati utilizzati come interludi tra i diversi assoli. L'impatto tumultuoso della musica però risulta la vera cifra caratteristica del disco. Coleman ha sicuramente incanalato istanze ben precise portate avanti anche da altri musicisti come Don Cherry, Paul Bley, Cecil Taylor, ma in maniera diversa da Lenny Tristano, Rick Dolphy ed altri ancora. E la rappresenta in prima persona con un modo di improvvisare fuori dagli schemi, con una ricerca sonora quantomeno divergente dal sentire comune del tempo, con uno stile atipico, molto meno rigido rispetto alle armonie di quanto non facessero i boppers. Free Jazz apre le porte al genere che da quel momento ne riprenderà il nome. Le varie avanguardie declineranno in maniera differente la libertà e la ricerca sonora in una storia musicale che arriva direttamente fino ai nostri giorni e rivela la forza vitale e l'importanza semantica ed espressiva del lavoro di Ornette Coleman.